primo appuntamento con un nuovo programma, un programma che parla appunto di medicina e di salute, non a caso appunto si chiama Progetto Salute, nel quale avremo ospiti tanti medici che si alterneranno, tanti specialisti. Nello specifico oggi abbiamo in studio, e saluto e ringrazio il dottor Emilio Vazzana, il pediatra appunto, che, con cui parleremo di un argomento abbastanza importante, un argomento che non è sicuramente nuovo, a tante controversie, e che riguarda appunto lo svezzamento, quindi una fase abbastanza delicata in cui il bambino si approccia per la prima volta con il cibo. Allora entriamo nello specifico e le domando subito in cosa consiste, ecco, sì, lo svezzamento. Sì, lo svezzamento, io intanto vorrei anche ringraziarti, insomma, per l'occasione che mi stai dando, insomma, per discutere di un argomento abbastanza importante per la crescita del bambino. Lo svezzamento è praticamente quella fase di transizione in cui il lattantino non si nutre più di latte, esclusivamente di latte, latte formula o latte naturalmente materno, ma si passa all'introduzione di cibi semisolidi e solidi. Questo avviene perché? Perché dal sesto mese in poi, che è stato raccomandato, diciamo, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il latte materno, che sia o formula, non ha più quel apporto energetico per un normale accrescimento del bambino. Quindi è necessario introdurre nuovi cibi. Diciamo che lo svezzamento, che così letteralmente significa togliere un'abitudine che dovrebbe essere dannosa, in realtà non lo è, perché grazie a Dio il latte, soprattutto il latte materno, è un latte che ha tutti gli elementi costitutivi, quindi per antonomasia il migliore elemento che possa esistere praticamente in natura. È un momento di molto importante, particolare per il bambino, perché è quel momento in cui subentrano dei fatti psicologici, dei fatti relazionali, dei fatti affettivi, per cui si comincia a staccare naturalmente dalla madre. Per questo è importante che le madri siano, attente, ponendolo la posizione nel seggiolone, dal sesto mese in poi questo è possibile, e poi quindi cominciando a dare il cucchiaino e quindi togliendolo, insomma, dalla la suzione, psicoattività, diciamo, della madre. Per questo anche la madre deve dare naturalmente un contributo, non deve essere un fatto anche ansioso, magari delle ripercussioni sulla madre, no, è un fatto naturale che deve praticamente appunto avvenire. Ecco. Allora, quindi esistono quindi dei parametri di crescita per i bambini che forniscono delle informazioni riguardo il suo stato di salute, quindi un bambino dovrebbe essere assolutamente sì, sano. Intanto il controllo del peso. Il controllo del peso è assolutamente importante. Il controllo del peso è quell'espressione praticamente tangibile del bilancio energetico del bambino, no? Cioè praticamente tra l'energia che viene acquisita con l'alimentazione e quella in uscita con, diciamo, anche i movimenti appunto del corpo. E per cui qua, se sto bilancio energetico segue poi dei parametri che vedremo, che dirò, sono naturalmente puntuali e precisi, beh, vuol dire che il bambino sta crescendo bene e che l'alimentazione, anche come fabbisogno calorico, è giusta. Se invece le energie che dovesse introdurre sono maggiori, allora lì vuol dire che si tende ad ingrassare, il grasso va a depositarsi negli adipociti e, diciamo, è un cattivo segnale che può portare poi già da questo periodo a una futura obesità, a una futura sovrappeso, certo, e la futura naturalmente obesità. Quindi è importante, insomma, iniziare quando il bambino, diciamo, ha il suo peso ideale, il suo peso corretto, diciamo al sesto mese. Oggi prima si iniziava lo svezzamento già al quarto mese,
Oggi come mai l'organizzazione mondiale si tende fino a 6 mesi latte materno, soprattutto latte materno, da lì in avanti il latte materno non dà più quei costituenti necessari, quell'adeguato apporto energetico, per cui è chiaro che bisogna introdurre dei nuovi naturalmente appunto alimenti. Ecco, e a proposito di questo, in quale quantità quindi è corretto iniziare a introdurre proprio le proteine, comunque i carboidrati e i lipidi all'interno di una alimentazione corretta? Ecco. Sì, no, io volevo finire sto discorso perché abbiamo anche dei praticamente parametri, no, di crescita che ci permettono di capire se... Ecco, quali sono? Ecco, sì, esattamente. Questi parametri sono le curve, i percentili, così chiamati, sono le curve di crescita sia ponderale sia naturalmente puntuale. Sì, certo, sono importanti, insomma, ovviamente. È la cosiddetta, insomma, curva di crescita che serve. Forniscono, come dire, l'informazione corretta sullo stato di salute del bambino. Esatto. Perché è proprio da lì che... Quindi da lì noi capiamo se il bambino sta crescendo, perché molte volte le madri si pongono il problema, non mi cresce, non è vorace, mangia poco. Quindi cioè, è importante la crescita, no? Più che altro la lunghezza. È importante che diciamo, i due parametri rispettino questi questa percenti. Curva. Sono queste, e praticamente avremo praticamente sugli ascisse gli anni e sulle ordinate o il peso o naturalmente l'altezza. Per cui quando rientriamo in queste fasce, no, vuol dire che c'è una crescita, no? Bambino sta crescendo, non abbiamo motivo di naturalmente allarmarci. Quindi in questo senso, ecco, è importante introdurre le varie quantità giuste, esatte, quindi di carboidrati, di lipidi. Certo, dicevamo appunto che questo è molto importante, perché come dicevo già da questo periodo si può rischiare di introdurre magari una maggiore quantità di alcuni alimenti che possono portare poi alla produzione di grasso. Di grasso, quindi possono danneggiare sicuramente la crescita. In linea di massima, diciamo che da 1 a 3 mesi, cioè qua bisogna dire che subito, praticamente dalla nascita, c'è bisogno naturalmente appunto di calorie, e per cui c'è una crescita notevole. Veloce. Poi, veloce. Poi si tende a rallentare. Sto ritmo decelera, certo. sia per quanto riguarda il peso, sia per quanto riguarda... Che è normale, lo diciamo. Infatti, possiamo considerare che da 1 a 3 mesi la velocità naturalmente appunto di crescita praticamente è di 900 grammi al mese, da 1 a 3 mesi, 900 grammi al mese. Da 4 a 6 mesi decresce fino a 750 grammi al mese, da 10 a 12 mesi, quindi fino all'anno, decresce ancora, decresce, insomma si mantiene più o meno intorno ai 450 grammi, stabile, e può addirittura appunto diminuire. La stessa situazione avviene per l'altezza. Ecco, esatto. L'altezza alla nascita si hanno in genere intorno ai 50 centimetri, per poi a un anno avere un aumento della velocità di crescita di 25 centimetri, poi tende sempre di più a 2 anni. Questo implica, 10 centimetri. Influisce sulla statura dei genitori oppure non? Beh, c'è un bersaglio genetico, diciamo. Certo. Certamente va se considerato. I genitori hanno un'altezza media, quella sarà per i bambini. Certo, insomma, certo. Non c'è dubbio, non, è una cosa genetica. Non si andrà oltre, ecco, diciamo. Non c'è dubbio. Allora, quindi tornando all'alimentazione, quindi da introdurre ovviamente. No, volevo dire prima di arrivare poi al fabbisogno energetico, insomma, nei primi anni naturalmente di vita, che oggi c'è una campagna molto importante, ed è giusto che sia così, verso l'allattamento appunto al seno. Ecco, anche importante, perché, infatti. Tutte le madri si chiede di poter allattare al seno. Ci sono delle cause che possono impedire l'allattamento al seno a volte, e le cause possono riguardare sia la madre sia diciamo il neonato. Tra le cause della madre ci possono essere delle mastiti, delle ragadi, un'assenza di capezzolo, ci possono essere delle patologie importanti, tubercolosi, questo devono evidentemente portare ad impedire l'allattamento.
tra le cause invece dei bambini, diciamo, dei lattanti, ci può essere per esempio la palatoschisi, allora, che sarebbe? In sostanza sarebbe una situazione alla nascita per cui c'è una fissurazione, diciamo, del palato che impedisce la suzione. Certo, la suzione. Un'altra causa che impedisce l'allattamento al seno sarebbe per esempio nei neonati prematuri, perché lì lo stimolo della suzione non è valido. Certo, quindi in gergo si dice male, non si attacca, tra virgolette. Esatto, in linea di massima, sempre si cerca di portare il bambino al seno e allattarlo fino ai 6 mesi. Qualora non è possibile, si usano comunque, insomma, i latti formula, che sono dei latti adattati, infatti, che oggi ci permettono, insomma, di un apporto, diciamo, calorico adeguato per la crescita del bambino. Sul latte materno vorrei soffermarmi ancora qualche minuto. Certo. Il latte materno è quel latte che ha tutti gli elementi nutritivi, no? Madre Natura per questo ha pensato a tutto, no? Contiene tutti gli elementi nutritivi nella giusta quantità. Certo. Il latte materno, come dire, si distingue tra un latte iniziale che è chiamato colostro, che è più ricco di proteine, che sarebbe quella sostanza giallastra, dal primo al quinto giorno dopo la nascita, che si dice sia più ricco, insomma, di proteine. Esatto. Perché? Perché il neonato lì intanto ha perso energia durante le fasi del parto, che è sempre un evento traumatico. Certo. Ma dopodiché c'è il cosiddetto calo fisiologico, perché per 9 mesi sta nel liquido, quindi perde un po' di liquidi e allora ecco che diminuisce il suo peso. Il colostro, più ricco di proteine e sali minerali, permette questo immediato apporto nutritivo, ecco, certo, che gli permette di recuperare il peso. Dal sesto giorno in poi il latte materno viene chiamato latte di transizione. Sempre la natura, eccezionale ma la natura, certo, fa sì che la quantità di proteine si riduce a favore dei lipidi e degli zuccheri. Ecco, quindi innalza tutte queste sostanze che servono. E poi si passa, diciamo, al latte materno, diciamo così, informato, detto, insomma, che arriverà poi, proseguirà fino all'anno. Insomma, ecco, fino all'anno. Fino naturalmente all'anno. Ecco, ove questo non ci siano le condizioni, insomma, per allattare, quindi per poter dare al neonato le giuste sostanze di cui ha bisogno, si interviene con il cosiddetto latte, insomma, di proseguimento. Umanizzati, latte formula. Che sono studiati. Certo. Tanto da avvicinarsi moltissimo al latte non saranno sicuramente. Il latte materno ha l'unico problema che è un po' carente praticamente di ferro. Va bene, però questo è un fatto relativo, ecco perché dal sesto mese si cominciano si introduce. A introdurre nutrienti, verdure, eccetera, che certo. Contengono anche naturalmente appunto il ferro. Altre proprietà del latte materno sono le proprietà antinfettive, importanti, le proprietà antiallergiche. Certo. Che ha il latte praticamente materno, contengono le immunoglobuline IgA, che ha questa funzione praticamente appunto antiallergica e antinfettive, perché permettono di produrre dei bacilli che sono che proteggono esatto, le infezioni gastroenteriche e che innalzano le difese immunitarie ovviamente del neonato. Questo è molto importante, questa grande funzione. Ecco, soprattutto nei primi anni di vita, quindi è importante anche inserire, torniamo allora allo svezzamento, perché è giusto, è giustissimo, perfetto. È importante sottolineare la valenza, insomma, del latte materno, perché è essenziale. Però tornando nello specifico dell'introduzione di un pasto cosiddetto solido, praticamente quale potrebbe essere, facendo un esempio in maniera, diciamo, molto spicciola, l'introduzione di un pasto solido all'interno dello svezzamento, quindi un pasto tipo che potrebbe iniziare. Lo vedremo. Però prima vorrei un attimo parlare in maniera non tecnica, insomma, magari più semplicemente per dare modo di capire. Tutti, non tutti sono evidentemente tecnici. No. Sì, intanto c'è questo fabbisogno, diciamo,
calorico, no? Quotidiano, che è dato dalle proteine, dai lipidi e dai carboidrati. Allora, da 0 a 1 anno le proteine necessitano per il 10-12%. È chiaro che queste proteine tendono poi a rimanere, diciamo, le proteine sono quelle che rimangono costanti come fattore. Quindi non dovrebbero né aumentare né... No, rimangono fino ai 3 anni, sempre vicini al 10-12%. I lipidi, che all'inizio hanno una percentuale molto alta, quindi superiore al 50%, perché hanno bisogno di, no, di crescere velocemente, diminuiscono al 30%, sono minori, no? All'1-2 anni, per poi arrivare al 25-30% dai 3 più anni avanti. In su. Che poi praticamente dai 3 anni in su siamo vicinissimi al fabbisogno degli adulti. Normale, ecco, di noi adulti. I carboidrati, che hanno un iniziale necessità del 40%, aumentano al 50%. Quindi devono fornire energia, giustamente. Appunto di zuccheri e carboidrati. E arrivano a 2-3 anni al 55-60%. Quindi c'è, diciamo, questa scala, le proteine rimangono quasi sempre costanti, mentre i lipidi tendono a diminuire, certo, mentre carboidrati naturalmente ad aumentare. E vorrei fare una breve parentesi sulla funzione pure naturalmente di, certo, di questi alimenti, insomma, sì. No? Le funzioni che gli alimenti danno sono delle funzioni energetiche, delle funzioni plastiche e delle funzioni regolatrici. Le funzioni energetiche, cerco di dire delle parole semplici, insomma, servono per lo svolgimento delle attività fisiologiche e a questo provvedono più i glucidi e i lipidi. Mm-hmm. Per quanto riguarda le funzioni plastiche, sono quelle che permettono in sostanza il mantenimento e il rinnovo dei tessuti, e allora lì abbiamo bisogno delle proteine e di alcuni sali minerali che sono principalmente il calcio e il magnesio. Certo. Mentre per la funzione regolatrice, che è quella che permette di controllare e modulare le reazioni biochimiche che avvengono all'interno dell'organismo, allora lì abbiamo bisogno di vitamine e di sali minerali, anche dell'acqua, chiaramente delle fibre. In sostanza, l'apporto proteico, che dicevamo, si aggira intorno al 10-12%, quantomeno del primo anno, insomma, di vita, è caratterizzato da proteine che sono sia di origine animale, certo, e sia di origine vegetale. Quelle di origine animale hanno un alto valore biologico, perché in buona sostanza contengono tutti gli aminoacidi essenziali. Va bene? Quindi hanno questo che alto valore. Servono indubbiamente. Sono importanti. Latte, derivati, pesce, uova, carne. Sì. Mentre le proteine di origine vegetali hanno un valore biologico invece inferiore, perché? Perché sono mancanti di qualche aminoacido essenziale, e queste sono però le verdure, certo, i fagioli, frutta, piselli e compagnia bella. Tanto che, perché si dice a volte no, ma pure nei bambini, non necessariamente nel lattante, cerchiamo di integrare, associamo la pasta con i fagioli, la pasta, certo, con le lenticchie, certo, proprio perché... per dare questa miscela proteica equilibrata e quindi naturalmente... Perché appunto forse grazie ai carboidrati che esatto, si assimila, ecco, sì, esatto. Appunto mancanti. Queste sono quindi le proteine che hanno quindi questo due tipi di origine, animale e vegetale, anche se oggi il rapporto animale-vegetale è di 1-1. Ah, che quindi non bisogna esagerare, dare molta carne, certo, perché i reni, in effetti si sovraccaricano, certo, non sono ancora così sviluppati, certo, e per cui bisogna stare attenti. Ecco perché si dice cominciamo pure dalle carni bianche e non dalle carni rosse. Ecco, quindi le carni bianche vorrei che ci soffermassimo, perché molti per esempio pensano che il maiale sia una carne rossa, invece è un attimino quelle che sono tra l'altro più digeribili, meno allergizzanti. Quindi all'inizio cosa si deve preferire? E coniglio. Poi anche il pollo è molto allergizzante, ecco, certo, sì, sì. Però si comincia sicuramente con l'agnello e col coniglio, poi si passa al pollo. Comunque sempre in quantità ridotte, sì, ovviamente all'inizio. 30 grammi, 20 grammi inizio. Ora dirò questo, finisco sta questione. Sì, certo, parliamo anche dei lipidi, che sono poi i grassi, sono costituiti da acidi grassi saturi, che hanno il ruolo energetico,
e da acidi grassi insaturi, no? Certo, essenziali, certo, sono molto importanti, sì, sì, perché svolgono questa funzione strutturale metabolica, che sono gli omega 3, gli omega 6, gli omega 9, che sono presenti nei pesci. Esatto. I pesci sono importanti, oggi stanno rivestendo un ruolo molto, certo, molto importante. Mentre i carboidrati, l'apporto di carboidrati si caratterizza, come dicevamo, c'era questa curva di crescita, sì, dei carboidrati. Quindi sono la sostanza, esatto, diciamo. Devono essere rappresentati da, diciamo, la maggiore quantità, quindi insomma intorno al 45-50%, da quelli con un basso indice glicemico. Ecco. In un momento orzo, verdure, eccetera. Mentre la quota con alto indice, naturalmente, appunto glicemico, quindi pane, riso, dolci, eccetera, eccetera, nella quota intorno al 15%. Quindi molto meno. Anche su questo bisogna stare attenti, bisogna capire bene la questione dell'indice glicemico, che poi è un fatto tecnico, è la misura della capacità di un determinato glucide ad alzare il livello della glicemia dopo un pasto rispetto al glucosio. Certo, che poi si ha il classico calo che poi... L'apporto esatto dei carboidrati deve essere soprattutto quello con basso indice glicemico. Quindi i carboidrati sono importanti, però magari diciamo per quanto riguarda la pasta e il riso in maniera consistente, oppure sempre da fare attenzione, diciamo, a quanto quella quantità di somministra, bisogna darla sempre nei limiti. Allora, io sto facendo un panorama così generale sugli alimenti. È chiaro che lo svezzamento vuole alcune regole. Certo. Esatto. Intanto diciamo che lo svezzamento deve essere attuato quando il bambino sta bene, bisogna stare attenti a quello che dice, che suggerisce il pediatra, che molte mamme partono. Ecco, esatto, perché in genere, esatto, diciamolo chiaramente questo, perché molti si tende a fare il fai da te, il cosiddetto fai da te. Precise che vanno rispettate. Esatto. Lo svezzamento va fatto, diciamo, nei tempi e nei modi che vengono personalizzati. Certo. Non è un fatto generalizzato, perché poi magari un bambino ti reagisce in maniera diversa da altri bambini. Rispetto ad altri. E soprattutto, quindi, quando i bambini stanno bene, quando c'è sta cosa, poi soprattutto bisogna essere molto graduali. Ecco, quindi andare proprio con i classici piedi di piombo. In maniera davvero con i piedi di piombo. Inserire un alimento per volta, sempre certo, in piccole quantità, certo, per poi aumentare le quantità. E per capire se eventualmente il rischio di allergie. Capire che non possa sviluppare allergie. Certo. Vedo che tu sei preparatissima, da buona madre, evidentemente. Ti ringrazio, sono molto attenta in effetti, perché so che è comunque un argomento delicato, molto delicato, e purtroppo si incorre in parecchi errori. Quindi è giusto che si vengano date delle regole chiare. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi la gradualità, questo è importante, la pazienza delle madri. Questo è fondamentale. Nella mia esperienza ho sempre detto questo, che lo svezzamento è questa epoca molto importante, come dicevo all'inizio, però il vero pediatra è la madre. Certo. Perché la madre si accorge se il lattante vuole il cibo semisolido, se lo vuole più liquido, se lo vuole invece più solido. Certo, i gusti li deve capire innanzitutto. Più consistente, quindi magari aggiunge un cucchiaino di miso, qualcosa di più, eccetera. È una situazione molto delicata in cui la mamma è la grande protagonista. Certo, insomma, indubbiamente, perché anche perché solamente uscire è la figura principale. Esatto, non c'è dubbio. Uscire, fare di testa propria, no, quello è anche sbagliato, ma certo, le madri sono tutte intelligenti, tutte. Sì, indubbiamente, capaci, soprattutto un'altra ansia, e lo dico anche da madre, ovviamente. Perché basta per l'obbligazione, perché loro poi. Infatti, quindi ci comunque, sono gradualità. Ecco, la parola d'ordine. Gradualità e pazienza. Questo è davvero il principio, principio unico, diciamo. Sì, sì. E quindi non si devono spaventare, insomma, tante madri sono apprensive sicuramente quando all'inizio, ecco, si dà il primo pasto e il bambino ha un iniziale rifiuto, ecco. Esatto. E questo rientra anche nella normalità, nel senso che c'è questo riflesso di estrusione, no? Del bambino, no? Ma ancora non sa deglutire bene, in
in quell'epoca, no? Certo. Per cui è quasi un riflesso di salvaguardia, no? Che hanno i bambini, per cui tutto ciò che hanno in bocca tendono attraverso la lingua a sputare fuori. Questo non significa che non vuole quel cibo. Ecco, perché si pensa subito, non lo gradisce, non gli piace. Però solo latte non è così. Bisogna armarsi di pazienza, certo. Riproporlo magari il giorno dopo, riproporlo ancora un altro giorno dopo, piano piano. Si riuscirà a farglielo, insomma, accettare. Chiaro che pure questo è importante, il cucchiaino, bisogna che il bambino si adatti al cucchiaino, si adegui. È sempre uno strumento nuovo. Situazione. Certo. È importante che la bocca sia completamente libera quando va dato il cucchiaino, è importante che il cucchiaino non sia ricolmo di alimento, certo. Perché potrebbe soffocarlo anche, certo. Perché no. È importante che il cucchiaino venga dato davvero a metà lingua, non proprio a faringe, insomma, perché succede molti, sì, pur di farla accettare. No, e questo è sbagliato. Certo. Poi, se in linea di principio il bambino si gira dall'altra parte, che è l'unica difesa che ha, no? Quando si certo. Gira, vuol dire che in quel momento non vuole, o perché è sazio. Quindi rispettare i suoi tempi. Non bisogna mai tentare a forza di produrre, insomma, perché poi magari risulta controproducente, nel senso che qualche giorno dopo si ripropone il cibo con calma, con pazienza. Quindi insomma è una fase veramente molto molto di delicata, transizione delicata, molto delicata, ecco, in cui molto appunto sicuramente il protagonista è il cibo, in base a come noi, credo, riusciamo a far gradire il cibo al proprio al nostro bambino, allora vedremo dei risultati, nel senso lo gradirà o... Considerando che pure come dire, poi magari ci facciamo una carrellata pure sui cibi. Sì, ora lo diciamo, infatti, perché è importante anche questo, sottolineare questo, ecco, sì. Quali sono, soprattutto... Considerando che il lattante a quell'età probabilmente ha una valenza positiva per il gusto dolce, in generale certo. Il gusto dolce. E come mai, ecco, alcuni neonati, alcuni comunque bambini sì. Prediligono il in gusto dolce? In linea di massima, soprattutto per il gusto dolce, perché... Diciamo che nel liquido amniotico si riflette quella che è l'alimentazione naturalmente materna, per cui già lì nella condizione di feto il bambino si danno degli gusta, input, no, quella cosa ecco. che il panorama alimentare che è della madre, certo, indubbiamente. Per la tendenza al dolce eccetera. Però diciamo che normalmente questa è la valenza positiva iniziale sempre di tutti i lattantini del dolciastro. Poi il sapido lo portiamo certo, noi certo, con sì, lo svezzamento, sì, sì. L'amaro avviene poi più avanti, più la possibilità certo, di gustare sì, l'amaro, sì, l'acido, ecco, esatto, sì, sì, sì. E quindi comunque ci sono all'inizio, parlavamo prima di alimenti, ecco, possono essere allergizzanti in questa particolare fase. Quindi ci sono degli alimenti che dobbiamo indubbiamente introdurre con molta più cautela proprio per evitare, ecco. Perché introducendo un alimento ogni volta riusciremo a capire se questo alimento può crearci una reazione allergica. Allora capiamo che quel dato alimento lo togliamo, quindi per 2-3 giorni diamo lo stesso alimento, poi se abbiamo una reazione certo. Lo togliamo, quindi capiamo che questo. Ecco perché c'è, come dicevo prima, questa gradualità, è molto importante, assolutamente importante. In quanto agli alimenti allergizzanti, insomma, ritroviamo veramente, c'è un panorama un attimino sì, vasto. Abbastanza vasto, lo vogliamo ricordare già da adesso? Sì, sì, sì. Poi magari l'uovo è importante, magari si dà un po' oltre, verso i 9 mesi. Ecco. Sì, sì, sì. Si fa iniziando male. Sempre dalla... Praticamente le allergie alimentari che cosa sono? Sono praticamente una risposta anomala del sistema naturalmente immunitario all'introduzione di un alimento che può creare evidentemente... C'è differenza tra allergie e intolleranze ovviamente? Non c'è dubbio, perché le intolleranze sono invece delle reazioni, soprattutto alimentari, che sono mediate probabilmente da una carenza di qualche enzima. Tolleranza al proteine del latte vaccino, cioè qualche carenza dell'enzima che non fa digerire allora le proteine del latte vaccino. È chiaro, dicevamo quello, introdurre l'alimento uno per volta, va bene ogni 4-5 giorni, in modo che si capisce questa certo. Allergia, noi capiamo la cosa è stata determinata, e è chiaro che il rischio allergico nei lattantini è inversamente proporzionale ai tempi di svezzamento.
Ecco, ecco, diciamo anche questo, che si è spostato lo svezzamento a 6 mesi. Una volta si cominciò, io mi ricordo, sì, si iniziava, in Emilia, quando cominciamo a lavorare, iniziava... era il quarto mese, tre molto mesi prima, mese, mese, infatti, sì, sì, questo sì, si è visto proprio che per, invece può per evitare produrre, può produrre allergie. È chiaro che i principali alimenti che possono dare allergie sono quegli alimenti canonici, no? Latte vaccino, certo, uovo, arachidi, nocciole, frutta pesce, secca, crostacei, alcuna eccetera. Frutta come fragole, probabilmente fragole, pesche, kiwi, ecco. Anche sì, possono dare queste reazioni evidentemente appunto allergiche. E, per cui bisogna insomma introdurre questi alimenti anche cotti. Quindi se si fa uno svezzamento passo passo, esatto, ovviamente, quindi possono anche esporre l'allergia. Certo. È importante che siano anche cotti gli alimenti e cominciare insomma dal sesto mese in giù. A proposito di inizio, non abbiamo, allora vorrei specificare il classico brodino, che si inizia col brodino vegetale, sì, ovviamente, sì, e si inizia introducendo ovviamente delle verdure, sì, in buona sostanza, semplici, esatto, ecco, delle verdure, si inizia con quindi la patata e la carota, ecco, la patata e la carota, ovviamente, bollite in un litro di acqua. Ora io non sono, sì, più o meno, ecco, più o meno. Un litro di acqua si fa bollire a 50 di minuti, appena arrivano a 200 grammi, 200 cc praticamente, sì, e si versa la crema di riso in questo modo. Che si inizia con perché? La classica. Perché il prodotto vegetale, l'acqua porta questi sali minerali che, certo, si liberano dalla patata e dalla carota. Questo diciamo che è lo standard iniziale per lo svezzamento. Poi man mano... Chiaro, io personalmente faccio introdurre inizialmente magari un po' di crema di riso nel latte, poi la faccio introdurre inizialmente dopo il sesto mese, chiaramente un po' di crema di riso in acqua, in modo che, cioè, il bambino già comincia, c'è una gradualità e comincia da dare, esatto. Poi passiamo al brodo naturalmente, certo, vegetale. Il brodo vegetale rimarrà per un certo periodo di tempo, quasi agli inizi del settimo mese, poi introdurremo praticamente gli liofilizzati, se possibile, che sono, certo, non, certo, idratati, certo, rispetto, certo, agli omogeneizzati, che sono chiaramente più digeribili. Quindi questo all'inizio. All'inizio. E poi ovviamente stiamo parlando di un pranzo innanzitutto, certo, quindi poi intorno... In sostanza al sesto mese noi rimarremo con 4 poppate e un pranzo completo, certo, che si arriverà a mezzogiorno a fare un pranzetto completo con, come dico, la crema di riso, che è quella più digeribile, certo, con questo brodo vegetale che ci dà questi sali minerali, e quindi poi piano piano con la carne, no? Certo, si inizia sempre con le carni bianche, ovviamente, esatto, quindi il classico, ecco, è la frutta da accompagnare sempre, perché esatto, il classico pera, quindi si inizia con mela, mela in parte, magari più avanti poi passando, quando passare magari banana, corso, ovviamente, mezzo, esatto, mezza banana. Quindi secondo la sua esperienza appunto diretta, pensa che sia necessario introdurre gli omogeneizzati di frutta o iniziare con la frutta di stagione? Ma frutta di stagione, tanto pera e mela, certo, se la pera sappiamo che è raccolta, perché alcune mele non si sa come hanno un retrogusto acidulo, sì, e allora magari non è questo, gradito. Questo può succedere. Allora, diciamo, l'omogenizzato ha di buono che sono dei prodotti che vengono testati, almeno. Quindi sono sicuri, testati, ovviamente. Il Ministero vuole questo, certo, ci mancherebbe pure. Quindi la stessa famosa omogenizzazione che si fa a casa della carne, no? Dice, ma io la frullo io a casa, eccetera, eccetera. Sì, però almeno non io l'accetto, ecco, non di magari, buon grado, perché espone molto a delle cariche batteriche, certo, sì, capito? Sì, mentre lì, perché si sa che la carne è esatto, sicuro, sì, 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 perché soprattutto nella carne, esatto, il processo di omogenizzazione è un processo appunto iniziale che magari è valido proprio per questo, questo si potrebbe fare più in là, ecco, sì, sì, quando ormai il bambino, esatto, comunque ha iniziato, tollera, sistema, ecco, esatto, gastroenterico gli permette forse la cottura al vapore, facile, ecco, per quanto riguarda la cottura al vapore, sì, però l'omogenizzazione è meglio evitarla nel primo anno di vita, insomma, è meglio evitarla, sì, sì, sì. Quindi anche per quanto riguarda alcuni, per comodità, sicuramente sbagliando, frullano perché comunque inglobano magari anche aria, perché magari nel processo di espongono alla carica batterica, esatto, espongono alla carica, ecco perché, quindi, conviene forse l'omogenizzato delle varie case, certo, certo, ma ovviamente sempre
come una fase iniziale, allora, diciamo. Inizialmente va sempre dato, le ho utilizzato mezzo vasetto, sì. Si comincia mezzo vasetto, si fanno passare 5 giorni, 6 giorni, una settimana, poi magari sapete che il bambino ha appetito, si mette un vasetto intero del liofilizzato, poi si comincia a modificare. Quindi sempre in base comunque eccetera, eccetera, gusti, poi si passa dal settimo mese, diciamo, all'omogeneizzato e quindi a introdurre poi dall'anno fino all'anno comunque. Ecco, i classici assaggini, lei personalmente è contrario o è favorevole? Assaggini a tavola? Sì, perché molte madri sì, forse tendono magari, a sì, magari dare, arrivati verso l'anno ci sta. Però sempre molto. Ma prima è un po' stirata. Ecco, a proposito di questo, come comportarsi con ovviamente certi condimenti, con il sale, lo zucchero, i fritti? Assolutamente da evitare. Assolutamente da evitare. Il sale assolutamente da evitare perché è sodio, carica il rene, certo. Fa danni. Lo zucchero no, perché come dicevamo prima, c'è già questa valenza positiva per il dolce, è inutile zuccherare alimenti. Infatti, alcuni sono già zuccherosi di suo. Quindi, praticamente i fritti, ovviamente, si sa che insomma, in un fegato abbastanza giovane, insomma, quello di un neonato, i fritti magari sarebbe bene certo, darli. Ma non ancora maturo, esatto. A svolgere le funzioni, insomma, sia il rene che il fegato che devono svolgere. Insomma, quindi, assolutamente sì. E praticamente qua entriamo anche in un campo minato, insomma, per quanto riguarda la tendenza a certi bambini, insomma, se vengono sovraccaricati, ecco, di cibi piuttosto dolci, ad avere insomma una tendenza al sovrappeso, sì, insomma, all'obesità. Però, senza entrare ovviamente nello specifico, si può. Allora, i primi elementi da introdurre, tanto per fare un compendio, una sintesi, sono innanzitutto le verdure, quello è una cosa importante, esatto. La prima pappa introdurre il brodo vegetale. Beh. Patata, carota, come dicevamo, è ricca di sale minerale, vitamine che si disperdono nell'acqua quando si fa questo brodo vegetale e la cottura delle verdure. Poi si possono introdurre piano piano le zucchine, la foglia di lattuga, verso già il settimo mese, l'ottavo mese. Quindi sempre di stagione comunque, sì, meglio in ogni caso. Stagione. È chiaro che bisogna evitare dalle verdure cosa? Quelli che hanno un sapore amaro. Certo. Quindi a volte i broccoli, qualcuno qualche madre ha i broccoli, hanno questo sapore amaro. Gli spinaci sono ricchi per esempio di nitrati. Nitrati, sì, esatto, sapevo che sono meglio. Devono essere da evitare, comunque spostate più avanti. Certo. I pomodori. E anche qui è importante. Pure alla fine il pomodoro dà un pochino più di gusto. Certo, no? Di sapore, magari nella pastina, più in là, certo. Sì, sì. E alla pasta, eccetera, però sono molto, potenzialmente molto, molto allergizzanti. Per cui bisogna stare attenti. I cereali è un altro alimento da introdurre abbastanza. Già, da subito, beh, certo, diciamo, sì, no? Sì, sappiamo che ci sono delle creme ai cereali, esatto, che esatto. Possiamo alternare magari. Il cereale. Più tranquillo, esatto. Nel senso che dà meno possibilità di allergie, facilmente naturalmente digeribile. Poi c'era la tapioca, il mais, insomma questi vanno introdotte assolutamente. E la pastina, ovviamente, quei la formati magari. Andrebbe più introdotta, sì, più avanti, verso ottavo mese, nono mese. Più. Quindi quando si completa il ciclo alimentare, esatto, quindi quando si fa la cena praticamente. Sì, sì. Quando, poche sì, parole. Si può introdurre quando. Sì, praticamente già dall'ottavo mese, a seconda poi dei bambini, si può introdurre il secondo pasto, che deve essere evitato la carne, chiaramente, che può essere la crema di riso, che può essere la crema di mais e tapioca, magari la mattina si fa la pastina, certo, diciamo, sì, invece. E con il brodo vegetale, arricchito, certo dall'ottavo nono mese si inseriscono i legumi, le lenticchie. Esatto, quindi prima il brodo o direttamente il legume diciamo passato. Ecco, passato. La patata, la carota sempre passata, certamente insomma in modo che non nostra. Cereali e verdure sono quelli che vanno ad essere introdotti. La carne, che ha quel valore nutrizionale di cui abbiamo detto prima, certo. È importante, è un alto contenuto di proteine, eccetera. Preferiamo questa carne bianca, come dicevo, alle carni rosse. Che comunque senza demonizzare comunque le carni rosse si possono inserire sempre diciamo in un contesto più avanti. Esatto. Si inseriscono anche in vitelli. Tranquillamente, anche con moderazione abbiamo detto che. Assolutamente sì.
Il pesce. Ah, il pesce è importante, molto importante. Non tanto gradito, bisogna dire, però è giusto che ci sono anche determinati tipi di pesce che sono... Va inserito verso l'ottavo nono mese, va inserito verso l'ottavo nono mese il pesce. I primi tipi di pesce che vanno inseriti più o meno... La trota... Nasello, merluzzo. Questi sono proprio i primi due tipi di pesce. Poi piano piano più avanti si può inserire il merluzzo, un attimo più grasso. Noi abbiamo un pesce straordinario, esatto, che è il lupo. No, non è vero, è vero, quello è meno grasso. E sì, sì, è l'ideale, diciamo, per iniziare. Sì, 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 sì. Per quanto riguarda il salmone, molti bambini preferiscono quel gusto, diciamo, forte. Sì, perché è più forte, ecco. È molto più forte. Perché è parecchio, però alcuni lo però pre- stranamente... quello un pochino più avanti. Come ultimi, esatto, diciamo. Eccetera. Infatti i gusti più delicati quelli sono la trota, la flotessa, certo, certo, insomma, magari da accompagnare poi, ecco, a nasello, merluzzo, alla pastina, oppure all'interno della crema di riso, sì, ovviamente, sì, oppure della pastina, della pastina. Già siamo al pesce, siamo al nono mese, già, esatto, diamo la pastina, quindi può fare sto brodino con un po' di pomodorino, ecco, per dare un attimino, però attenzione, perché portiamo degli elementi che possono essere, esatto, molto, esatto, esatto, pesce, quindi anche qui è un campo un po' particolare. Per quanto non crearsi il problema di non dare, dando dare, ma con giuste quantità, cautela, diciamo, moderazione, capire se posso dare. Il tornando al pomodoro, che insomma, sì, il pomodoro è, si sa, un alimento, insomma, tra quelli più tra virgolette pericolosi. La classica salsina, ecco, di pomodoro, il sughetto, ma quello è un attimino, deve essere dopo l'anno, poi quello, no, dopo il pomodoro proprio accennato, diciamo, ecco, sì, sì, sì. Verso, quindi non accennato, giusto per dare un sapore, ecco, ok. Okay. La frutta e la verdura, che abbiamo, certo, detto, è importantissima. La frutta si comincia con sta bella. Noi facevamo mettere anticamente pure qualche goccina di limone, sapevo, di arancia, perché io ricordo che si usava allora all'epoca una cosa molto buona. Lo yogurt è anche, ecco, lo yogurt, un elemento, ecco, come merenda, perché molti magari sono nell'impasse più totale, sì, quando si tratta di merende, e in effetti la merenda deve essere uno spuntino leggero, ecco. Però saziante aiuta, diciamo, verso già l'ottavo mese, l'ottavo mese, che a tipo fare di merenda, per ecco, esempio, esatto, che tipo di yogurt sono da yogurt preferire? Deve essere quelli che sono, diciamo, freschi, naturali, di Marchenote, insomma, queste qua. Io direi, quindi bianchi? Sì, bianchi, evitando la frutta. Senza, ecco, troppi... E questo si può portare all'ottavo mese come pasto pomeridiano, proprio, cioè come la classica... Quindi lasciando un poco da parte le classiche merendine che troviamo, no, un po', ecco, quelle... Sconfiniamo sempre in questo. Esatto, senso, esatto. No, e sono ricche di calcio di proteine, io volte ricco di calcio di proteine. Il formaggio, per esempio. Ah, ecco, le volevo chiedere, a proposito di merende, una volta c'erano le famose, tra virgolette, pappe latte, merende latte, ecco, che magari erano, si danno, sì, dolci, quindi gradevoli per il bambino, si però... danno, ma ormai l'uso è molto diminuito, diciamo, delle pappe latte, delle farine latte. Si danno in alternativa, una volta a settimana, magari... Proprio per, ecco, esatto, diciamo, per gratificare il bambino, visto il gusto, però. Non si deve fare abuso, ecco. Si faceva, sì, una, sì, volta, una volta so che c'era abuso più. Di queste farine latte, no? Oggi molto di meno, vari, molti cereali, vabbè, molti cereali ancora, ma le farine latte, insomma. Quindi a base troppo dolciastra, certo, diciamo, perché ovviamente contengono zuccheri. Per quanto riguarda il formaggio. Ecco, il formaggio. Il formaggio è un alimento prezioso, perché lo sappiamo, ricco di proteine nobili, eccetera, quindi insomma assolutamente, anche se sono di origine animale, per cui, esatto, bisogna, bisogna anche questo stare attenti, quindi sono carico, diciamo, di grassi saturi. Il formaggio è, io mi riferisco al formaggino, certo, esatto, sì, sì, il formaggino, sì, può essere senza dubbio introdotto già dall'ottavo mese, e il formaggino, poiché non dà nulla di più rispetto al latte che già abbiamo. Quindi come nutriente, no? Alla fine, certo. Quindi, sì, appunto, già abbiamo il latte, esatto, che ci dà il calcio, che ci dà... Allora, può essere dato per variare naturalmente, appunto, la dieta, non più di due volte, appunto, a settimana. Ah, ecco, sciolto, sì, due, sì, volte, sì, insomma, sciolto. Quindi senza sovraccaricare ulteriormente di... Esatto.
cioè deve essere alternato ad altri nutrienti, quali possono essere la carne e il pesce, allora un giorno anche il quindi per variare, ma senza per variare, esatto, per rendere vario no. I salumi, ecco. I salumi sono pure queste fonte di proteine, non sono molto consigliabili. Magari molti pensano il classico prosciutto cotto. Il prosciuttino ecco. È quello che magari si dà lì verso l'ottavo nono mese. Ma tenendo conto che è sempre un salume. Senza polifosfato, certo, è possibile certo. Averlo. Eppure questo praticamente è un prodotto sostitutivo. Mm-hmm. Sostanza, poi ma, si deve evitare di dare la carne. Sì, esatto, quindi si considera un secondo a tutti gli esatto. Effetti. Quindi una volta a settimana potrebbe pure bastare. Mm. Molti lo danno un po' più spesso credendo che magari ecco, si risolva il secondo. Poi, certo, la madre poi non ha quello che fare, cioè, oggi ci vamo col mangino, domani lo ribadiamo, ma insomma non esatto, va bene questo esatto, discorso. Esatto. E poi il dolce, certo che l'alimento di piacere incommensurabile per certo. Tutti noi, insomma, penso che a è tutti molto va offerto ai bambini in un programma dietetico insomma attento. Certo. Dolce è già di per sé dannoso. Assolutamente non deve essere dato insomma con molta cautela. Molta cautela. Ma questo ovviamente anche miele, dopo. Mm. Lo stesso miele che a volte sento. Infatti si fa troppo uso spropositato, diciamo. Eccetera, no. Va utilizzato dopo l'anno. Mm. Anche perché il miele contiene a volte il bacillo del botulino. Esatto, e anche qui, quindi come tutte le conserve, certo, ovviamente. Liberare le conserve sono gravi, micidiali veramente. Bisogna stare molto 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 attenti. Lo yogurt e l'uovo. Vabbè, l'uovo è un alimento anche questo completo. È assolutamente importante. Come da preferire, ecco, diciamo. Un altro alimento nobile, l'uovo, assolutamente, completo economicamente, certo. Di basso costo, quindi insomma. Ma con proteine nobili, insomma, abbastanza importanti. Questo significa, no? Va dato a partire dall'ottavo nono mese, oppure qualche volta al decimo mese. Che va dato solamente il tuorlo, quindi inizialmente un cucchiaio, esatto. Un cucchiaino, certo. Poi piano piano si passa al tuorlo completo. L'albume lo lasciamo più avanti, certo. Dopo l'anno, perché l'albume è molto molto allergico. Che poi è quello che è, infatti. Quindi l'uovo insomma va dato, però va dato pure questo con grande sempre con grande, certo, tema, esatto. Comunque una volta a settimana in ogni allora, caso sì, ecco magari non di più magari arrivato prima, poco prima dell'anno si può dare pure due volte a settimana mm-hmm. Però è sempre un alimento che deve sostituire la carne deve certo sostituire è un secondo insomma a tutti gli effetti quindi per ecco, ribadiamo un attimino riassumiamo dire, ecco sì, sì. Il calendario di inserimento dei esatto alimenti. Quindi dal quinto sesto mese inseriamo verdure, cereali, l'olio extravergine, quello è importante. Ecco, l'olio. Forse ci siamo dimenticati. Sì, esatto, come condimento in effetti, bisogna sempre completare. L'olio inteso come oli, diciamo, di queste marche che si dice siano pure, anche ricchi di vitamine, oppure sì. L'olio, il classico olio extravergine? No, l'olio, sì, di queste marche, un po' cose industriali, va benissimo, siamo sicuri come l'hanno esatto. Generato, eccetera. Se poi sappiamo da dove proviene il nostro olio, allora meglio siamo sicuri che non sia esatto, acido, non sia ecco, sì. Tra l'altro ci sono certi oli a bassa acidità, quindi esatto, si possono. Un cucchiaino è messo nel brodo vegetale. Una spruzzatina di parmigiano, forse anni passati si faceva un pochino di abuso di parmigiano, sì, non è il caso, è vero. Diciamo sempre perché è fatto, c'è il latte, certo, necessario. Quindi proprio una spruzzatina di parmigiano per dare più sapore, esatto. La pera, la mela, la banana che possono essere già introdotti, diciamo, quindi, il sesto mese, forse la banana qualche mese in più, il settimo mese. Dopo il settimo mese possiamo introdurre lo yogurt. Abbiamo lo yogurt, quindi formaggi freschi e prosciutto cotto. Io qua insomma starei un attimo attento, loro ci dicono insomma i libri per ci grandi dicono, linee, però, insomma, però poi il buon senso deve sempre attento, prevalere. Esatto. Dopo invece dopo gli otto mesi abbiamo il pesce, i legumi. Che possiamo introdurle, cioè una gamma cioè, di possibilità. Più varietà ovviamente, variare, certo. Esatto. Sì, sì. Tuorlo d'uovo, eventualmente il pomodoro,
e anche la frutta di stagione, ma io qua starei attento perché la frutta di stagione poi le madri magari danno l'anguria, esatto, anche molto, qui molto, molto. Ci sono delle tipi di frutta. No, io con la frutta starei alla pera, alla mela, alla banana. Ma le cose semplici che non si sbaglia mai. Tranquilli, esatto. Ecco, dopo i 3 mesi dovrebbe essere l'agrume, noi magari mettiamo qualche goccetta prima, per completare le vitamine, esatto, la frutta, esatto, per le vitamine. Dopo i 12 mesi l'uovo intero, il latte vaccino, ecco. Si può iniziare quindi con latte insomma classico, parzialmente scremato, ovviamente. Lo svezzamento significa anche questo, che ha bisogno durante questo svezzamento di nutrienti complementari. Complementari non significa che sono di seconda istanza, no? Che completano l'azione naturalmente, certo, appunto del latte. Per cui il latte va portato avanti perché è un alimento indispensabile. Certo, indubbiamente, no? sì. E poi a questo, siccome il latte ha si affianca, dei limiti, certo, no? sì. Si affiancano altre cose che danno una nutrizione completa. Certo. Cioè, poi alla fine è questo tutto il succo. Quindi la sale eviterei, il zucchero con molta moderazione. Esatto. Molta. Perché molte mamme tendono a inserire poi all'interno del latte i classici biscottini, dare questo sovraccarico ulteriore. Proprio un sovraccarico. Lì sbaglieremmo, passeremmo in una fase poi successiva di cui magari qualche parolina. Sì, diciamo qualche accenno, avanti, sì. Assolutamente no. Il potere allergizzante dell'uovo, sappiamo, quindi l'albume, certo, maggiore del tuorlo, ecco perché si comincia sempre col tuorlo, del latte e la beta lattoglobulina, di più allergizzante della caseina, certo, della latte albumina, i cereali, il grano è più allergizzante del mais, dell'orzo, il riso è l'ultimo, quindi vuol dire che è quello che è il più sicuro. Le carni, il pollo, purtroppo sì. Stranamente, perché si credeva infatti vitello allergizzante, meno coniglio, addirittura, certo, un agnello. La frutta vabbè, secca, arachide, mandorla, tuose, queste qua sono altamente allergizzanti, ma queste comunque è un discorso che si beh, certo, sì, poi si andrà a vedere più in là. Sì. Quindi, insomma, è chiaro che dopo, dall'ottavo mese in poi, si passeranno a 2 pasti salati e 2 pompate di latte. Il latte non lo dobbiamo far mancare mai, va bene, e 2 pasti salati che poi, ritorno a dire, la madre sarà il pediatra, esatto, capirà se per merenda vuole il bambino la crema di riso piuttosto che un'altra cosa, oppure la vuole meglio a cena, e così. Perché ci sono certi bambini che magari non gradiscono il gusto proprio del salato, insomma, delle prime bambine. Sì, ma lì comunque sempre si deve insistere. Dare un segnale, perché come le abituiamo con i bambini, esatto, ci cresceranno. Esatto. Voglio dire, il conto della vita ce lo porteranno nella seconda dopo, esatto, l'anno, seconda, ecco, già dopo l'anno, poi, no? Esatto. Quindi se si sbaglia all'inizio è chiaro che poi quel conto ce lo porteranno, quindi dopo. Se si danno delle regole sbagliate, esatto, poi ce le porteranno, esatto, perché l'obeso nasce già dal primo anno di vita. Quindi lo svezzamento praticamente può anche, se è fatto in maniera, ecco, non in maniera corretta, potrebbe anche dare... Certo, sfocia nell'obesità, sfocia nel sovrappeso, Quindi, considerato che massimo, abbiamo insomma parlato, abbiamo anche detto qualcosa, delle cose importanti, ora a questo punto quindi, le linee guida, quali possono essere delle linee guida che possono evitare a un bambino di incorrere proprio in eventuali problemi futuri, sì, insomma, di obesità, di sovrappeso, che noi possiamo cercare di prevenire, ecco, in qualche modo. Sì, in qualche perché, modo. In qualche modo, perché magari... Sì, quello che dicevo. Allora, ultimamente c'è stato un protocollo d'intesa tra la Società Italiana Pediatri, la SIP, e il Ministero della Salute. Lì hanno prodotto praticamente, appunto, delle linee guida che servono insomma soprattutto ai pediatri, ma soprattutto evidentemente alle famiglie. Allora, ecco, queste 10 azioni preventive, ecco, okay. Allora, ci dicono sia la SIP che il Ministero della Salute: allattare al 0 fino a 6 mesi, svezzare con introduzione di cibi complementari dopo i 6 mesi, fornire un apporto proteico controllato nei primi 2 anni.
Quindi controllato è davvero importantissimo. Evitare bevande caloriche, succhi. Anche questo purtroppo c'è un uso spropositato veramente. Certo. Sospendere l'uso del biberon entro i 24 mesi. Evitare l'uso del passeggino dopo i 3 anni e favorire il raggiungimento della scuola a piedi. Anche qui sembra poco. Ma in effetti è vero, perché io comunque si notano dei bambini abbastanza cresciuti ancora, insomma, seduti in passeggini proprio per. Certo. Cioè, invece si dovrebbe favorire, insomma, ecco il. Piedi, esatto. Controllare l'indice di massa corporea, no? Quindi fare delle visite di controllo periodiche, cioè, insomma, periodiche, dai, cioè che poi dei bilanci di salute, relazione, come dicevamo prima, esatto, altezza, peso, vediamo che dentro nei parametri non c'è un problema. Certo, se ci sfora, ci va fuori dal 90° centile, bello, lì siamo in una situazione di obesità, esatto, peso e poi di obesità, certo, chiaro, quindi lì dobbiamo molto stare attenti, verificando, ecco, che non si passi all'early adiposity rebound, che è proprio un incremento del BMI che porta poi dell'indice di massa corporea. Certo. Limitare TV e giochi sedentari. Questo è vigente, chiaramente, no? Regalare e incentivare giochi di movimento adatti alle varie età del bambino e consigliare porzioni corrette nell'età già. Ecco, questo è veramente la cosa, secondo me, più è importante. Molto importante. E questo che dicevo. Per aiutare i figli a crescere bene, i genitori devono guardare lontano, io dico se possibile lontano, anche oltre, perché infatti pure qua ci dice nella seconda parte della vita che la salute è lì, ci dà che sì, è vero, esatto, sì, infatti quello che lì per evitare di passare alla fase di obesità, perché in sostanza l'obesità è già praticamente sì, ma soprattutto si l'obesità infantile, diciamo, che è davvero proprio nei primi mesi, si può dire, proprio per questo errato regime alimentare. Già, ecco qua, il primo periodo a rischio di obesità è il primo anno di vita. Quindi entro il primo anno noi diamo già un input dentro tutto quello che abbiamo detto prima, insomma. Esatto. Fa bisogno energetico, la quantità, perché si tende molto spesso, ecco, anche a sovraccaricare nelle porzioni. No, in effetti, perché quello stranamente le quantità che sono giuste partire sempre quando si vede, poi specialmente da noi si vedono i bambini un po' magrolini, allora ci si allarma immediatamente. Sì, ci si allarma, no, magari ecco, non è il caso, non deve essere un fatto visivo, no? Perché molto spesso la madre va in crisi perché non è vorace il bambino, no. L'importante è la crescita, insomma. I percentili, c'è il bilancio. E ci dicono tutto, molto di più. Assolutamente. Certamente è importante, insomma, mantenere soprattutto un buon criterio di alimentazione, perché la cosa importante è cercare, ecco. Sentire, insomma, i consigli del pediatra. Esatto. E soprattutto non fare di testa propria. E starci dentro questi consigli. Ecco. Alla fine, come linee guida, ecco, sue personali, cosa consiglia, diciamo, alle madri che molto spesso vengono si prendono, no, fanno prendere dalla serena, di avere pazienza, è quello che diceva all'inizio, e di sentire il consiglio del pediatra. Poi alla fine noi andiamo a bere alla fonte delle linee guida che, certo, ci danno nei convegni, che sono poi le linee guida che sono riconosciute dall'OMS, che sono riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui è dentro quei binari che noi stessi. E poi la cosa importante è anche stimolare i propri figli a fare molta attività fisica, quindi a evitare, a chiudere magari, ecco, di stare ore. Assolutamente, questo poi rientra in un discorso più complessivo dell'obesità. Beh, certo, ne parleremo ovviamente poi nello specifico in qualche altra puntata, però ovviamente. Come sempre da preferire, insomma, i giochi all'aria aperta sono sempre lo sport nei bambini si sa che oltre a favorire bisogna bruciare, esatto, invece di stare a mangiare con le classiche merendine, che ci diceva, no? Evitiamo che i bambini siano davanti alla TV, perché se stanno davanti alla TV spellucciano, esatto, per le porcherie, esatto, per le mie, e lì si comincia poi anche a quello, depositare il grasso, esatto, e poi è difficile ed è dura da eliminare, non si rientra più. Anche per quanto riguarda il periodo, diciamo, parliamo un po' più in là, scolastico, quindi quando si ha bisogno di maggiore energia, però questo mense, non significa io le mense, insomma, da quello che vedo sono abbastanza attente, perché anche lì ci sarà
credo ci sia un medico, insomma, che un nutrizionista, un pediatra che insomma sa esatto ai bambini, assolutamente sì. Quindi per quanto riguarda ancora l'ultima parte, insomma, tra poco naturalmente concluderemo il nostro primo appuntamento, ecco, come comportarsi anche quando un bambino praticamente rifiuta completamente, ma proprio non vuole sapere. Bisogna ritentare, come dicevamo prima. Si perde spesso la pazienza, devo dirlo proprio. Come madre io vi capisco, il ruolo si perde spesso la pazienza. È un ruolo molto delicato anche per questi motivi, però non bisogna mai perdere la pazienza, non bisogna mai... tante volte è successo pure di aver visto pure molte mamme depresse da questo punto di vista, che cadono in depressione, per questo mi rendo perfettamente conto, dico, ma per questo bisogna prendere la cosa con il piglio positivo, insomma, no? Mm-hmm. Non succede nulla, non mangerà un cibo un giorno. Magari c'è anche da considerare che quando un bambino sta poco bene, ovviamente non potrà mangiare come... Noi diciamo stiamo parlando in condizioni ideali. Certo. C'è una febbre, è evidente che non c'è. Per quanto riguarda l'idratazione, che forse non abbiamo accennato, ecco, perché molto spesso... È quella, una quantità intorno a... Quindi l'acqua molto spesso non è molto l'acqua, gradita, io ho notato. Non è che ci sia stretta necessità di datare con l'acqua il bambino, mm-hmm. perché bene o male c'è l'acqua. Ah, e poi le tisane, le varie tisane, le varie camomille, sono ricchi di zuccheri alla fine. Se c'è necessità, perché la camomilla si dà magari nel momento in cui c'è la colichetta addominale, mm-hmm. si vuole magari intervenire con il farmaco, si dà il finocchietto, si dà quella tisana che può magari tranquillizzare il bambino. L'idratazione è quella. Si possono preferire comunque dei preparati solubili, diciamo, che si trovano nelle varie farmacie o comunque nei vari supermercati. I preparati delle case... Mm-hmm. Oppure da fare in casa, cioè la camomilla fatta in casa. No, delle case... che si interessano questi prodotti, esatto. Non facciamo nomi, no, certo. Che sono testati, sono dei prodotti testati, per cui siamo... Perché molto spesso, insomma, dietro nelle etichette c'è scritto proprio, insomma, c'è l'aggiunta di zuccheri, insomma, in linea di massima dovremmo essere tranquilli tutti, mm-hmm. insomma, perché sono prodotti testati, sono prodotti super visionati. E comunque ribadiamo sempre che il latte fa anche da bevanda, ecco, tra virgolette, non c'è bisogno di una idratazione, cioè non c'è bisogno di dare acqua al neonato particolarmente, si dà magari durante la pappa un pochino, ma non è che abbia bisogno importante riguardo il latte vaccino, insomma, il latte vaccino non l'abbiamo un attimino approfondito, perché è giusto che chiudiamo con il latte vaccino. Saremmo dovuti ritornare. Allora, il latte vaccino c'era, diciamo, negli anni passati, io mi ricordo, un abuso, esatto, di latte vaccino. Si partiva già dal quarto mese con questo latte vaccino, anzi addirittura mi ricordo alcune madri, per renderlo mettevano un pochino di acqua, non è che cambiasse di molto le cose. Il latte vaccino dà un eccessivo apporto di proteine, quindi dà assolutamente molte proteine. Quindi c'è sempre il rischio di sovraccarico. Carico notevole, possiede sodio, eccetera. I sali minerali hanno sodio, quindi tutto ciò crea un sovraccarico di lavoro a livello, soprattutto a livello renale, anche epatico, ma a livello appunto renale. Il latte vaccino ha quantità trascurabili di ferro, se non addirittura proprio assenti. Pochissimo, appunto, ferro. Il latte vaccino si è visto nel corso degli anni, insomma, io anche quando c'era, insomma, si lavorava in ospedale, c'era delle situazioni di microemorragie che si venivano a determinare nel lattante, perché il lattante spesso, proprio perché faceva st'uso di latte vaccino, aveva delle microemorragie ed era spesso anemico. No? Quindi si notava questo... Perché il latte vaccino procurava queste micro, naturalmente, emorragie, certo, che determinavano evidentemente questa situazione di anemia. E l'anemia... la sideropenica, la carenza di ferro, a volte poteva influire negativamente sia sullo sviluppo, diciamo, comportamentale, così, sì, che sullo sviluppo psicomotorio naturalmente del bambino. Per cui il latte vaccino, se si vuole dare, va dato assolutamente dopo l'anno, senza ombra di dubbio. Poi il latte vaccino
diciamo, ha scarse quantità di acidi grassi essenziali. Certo, questo è certo. Molto importante. Che sono importantissime per la crescita. Esatto, ha scarse quantità di vitamina D, che ha una funzione fondamentale. Quindi per le, sì, certo, per il calcio. Ossa, ha scarse quantità di vitamina A, che è importante per, le, per la protezione delle mucose e della pelle, ha scarsa quantità di vitamina C. La vitamina C che è altrettanto importante, certo, per favorire. Esatto, e ha anche un'azione anti-infettiva. Quindi questo latte vaccino, io dico sì, aggiungevano dell'acqua e quindi cercavano evidentemente di equilibrare, no? Annacquato in ogni caso. Se si proprio si vuole dare, io personalmente non lo consiglio, se si vuole dare va dato, diciamo, comunque dopo l'anno, comunque dopo in ogni caso, abbondantemente certo. Dopo l'anno. Che si usa dopo l'anno di età. Molto di più, anzi, sicuramente si usano i latti di proseguimento. Esatto, quindi che sarebbero quelli da 1 a 3 anni, fino a 3 anni. Tutte di cui dicevamo cenno prima, hanno ormai studiato. E come mai non tanto si viene privilegiato il latte di proseguimento a favore proprio di questi latti parzialmente scremati o addirittura interi? C'è pure un problema di costi. Quello sicuramente è vero, e quello incide parecchio. Sì. Si tende a prendere l'altro vaccino, quello è vero. Di meno, perché c'è questo aspetto socio-economico che noi magari qui non consideriamo, che non siamo, no? Sì, un attimino più, no, evitiamo un attimino. Sì, però ci sono situazioni, c'è anche da considerare. Comunque, il latte di proseguimento, oggi i prezzi mi pare che vedo pure i supermercati stiano diminuendo, sì, il latte di proseguimento rispetto al latte vaccino ha un minore apporto di proteine. Certo, è importantissimo, certo. È ricco di acidi grassi essenziali, cioè bene, e soprattutto c'è il ferro che si è industrialmente fatto, prodotto in maniera tale che abbia tutto, cioè ha ferro, ha zinco, quindi che serva per la crescita, esatto, alla fine, non a caso si chiama latte crescita, vitamine, a carboidrati, solo il lattosio e le maltodestrine, quindi voglio dire, è un alimento praticamente completo, ideale, preciso, che non ha problemi, puntuale, per cui continuare con latte di proseguimento fino ai 3 anni e poi ovviamente dare esattamente, benissimo, siamo arrivati al termine di questo nostro primo appuntamento. Io ringrazio il dottor Bazzana, grazie per essere stato con noi, grazie per la sua chiarezza nell'esposizione degli argomenti, e per quanto mi riguarda naturalmente vi rimando al prossimo appuntamento con Progetto Salute. Grazie e arrivederci.